Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer. Buongiorno a tutti e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick e ormai mi sono abituato all'idea che in quelle rare occasioni nelle quali Daily Cogito non esce per qualche motivo strano, si scatena il finimondo, come è successo ieri mattina, perché a causa di un problema tecnico non sono riuscito a pubblicare l'episodio. In tarda serata, in fase di montaggio, mi sono accorto che il microfono aveva registrato malissimo la seconda metà del podcast, non so bene perché, e quindi non avevo più tempo per riregistrarlo. Ma insomma, facciamo pace con il fatto che l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, e devo dire che sono sorpreso che Daily Cogito sia stato boicottato da un problema tecnico al 94esimo episodio. Pensavo sarebbe successo molto prima, e invece più di 3 mesi di programmazione sono andati via lisci come l'olio, senza problemi di questo tipo. Bene così, continuiamo così, mi raccomando. Il problema è che io mi accorgo di questo tipo di problema solo una volta terminata la registrazione, il che non è esattamente il massimo della praticità, ma vabbè, lasciamo perdere e incrociamo le dita. Di cosa avevo parlato ieri? Beh, della stessa cosa di cui vorrei parlarvi oggi, ovvero dell'ultimo articolo di Alessandro Baricco su Repubblica. È ora che le elite si mettano in gioco. Voglio parlarne perché è una cosa interessante, vengono fuori dei ragionamenti interessanti, e voglio parlarne anche perché dovete sapere che io sono sempre stato molto critico nei confronti della figura intellettuale e anche della figura da narratore di Alessandro Baricco, ma soprattutto la figura intellettuale. E quindi vorrei cogliere l'occasione per farci qualche ragionamento. E poi magari un giorno vi spiegherò in maniera un po' più ampia perché sono sempre stato critico nei suoi confronti, ma non è questa la sede. In questo articolo, di cui trovate il testo integrale sotto, linkato in descrizione, c'è un link, seguitelo e leggetelo perché è comunque da leggere, Baricco porta avanti 2 tesi fondamentali. La prima è che il popolo ha smesso di fidarsi delle elite, laddove con elite si intende quella classe intellettuale dirigenziale composta di professori, giornalisti, politici ovviamente, ma anche medici e anche scrittori, insomma l'intelligenza, quella con l'approvazione di quella che viene chiamata la cultura mainstream, la cultura ufficiale. La seconda tesi è che queste elite, secondo Baricco, devono cambiare atteggiamento in risposta a questa disaffezione da parte del popolo. Ora, come vedremo, in questo articolo le 2 tesi vengono svolte in maniera molto problematica e secondo me con gravi contraddizioni interne. Ne parlo anche perché ho visto l'articolo condiviso dappertutto con grandi plausi e per quanto io possa essere d'accordo con il fatto che questo è un articolo che fa emergere delle riflessioni interessanti, però credo sia fondamentale puntare il dito anche verso le cose che non vanno. Ora, qual è il problema di fondo di questo articolo? Beh, se lo leggerete capirete immediatamente quello che voglio dire. La soluzione di Baricco è quella di creare una elite delle elite, ovvero una classe di intellettuali, di cui lui ovviamente sarebbe in questo caso il portavoce, con un surplus di illuminazione che in qualche modo riesca a insegnare agli intellettuali con un minor livello di illuminazione come agire in questo mondo in cui il popolo si è disaffezionato, si è distaccato dagli insegnamenti, dai messaggi, dagli esempi, eccetera, eccetera, eccetera. Ora capite bene che questo contraddice in maniera molto forte entrambi i punti che ho fatto emergere come scopo dell'articolo da parte di Baricco. In primo luogo perché questo atteggiamento, cioè creare una elite che riesca a trascinare l'elite, la quale si è distaccata dai sentimenti del popolo, beh, non mi sembra il modo migliore per far ritrovare il contatto fra popolo ed elite. E in secondo luogo, di fatto quello che Baricco sta cercando di fare non è quello di riformare l'atteggiamento delle elite, ma di far prevalere una certa visione di quello che dovrebbe essere l'insegnamento delle elite sul popolo. Se infatti nell'articolo Baricco a un certo punto mi dice che
Il popolo si è stancato delle élite che insegnano, che trasmettono quale secondo loro è il sentiero giusto e che quindi fanno scelte anche contrarie al loro benessere, come la Brexit, come l'elezione di Trump, quasi per ripicca nei confronti degli insegnamenti corretti delle élite. Non si capisce bene perché la soluzione dovrebbe essere insegnare alle élite un modo diverso, che poi, non so, verrebbe insegnato al popolo. Sinceramente è un meccanismo che io trovo abbastanza perverso. Un altro dei problemi di fondo di questo articolo è il cerchiobottismo. Cioè, da un lato Baricco cerca di fare l'occhiolino a quelli che lui chiama populisti. Come? Beh, con qualche stratagemma comunicativo abbastanza furbo, per esempio individuando nel progetto europeo e nel neoliberismo la causa dei mali del mondo, con la povera foto della povera Margaret Thatcher a rappresentare questo male del neoliberismo. Ricordatevi, è sempre colpa del neoliberismo. Ora, questo lo trovo un espediente abbastanza poco onesto, in primo luogo perché quello che Baricco dice del progetto europeo è decisamente deviato da quella che è la verità. Il progetto europeo, Baricco ci dice, essere un progetto calato dall'alto, da élite illuminate che vogliono guidare il popolo verso una direzione precisa, eccetera, eccetera, eccetera. E se in alcuni aspetti possiamo trovare che il progetto europeo, in parte, e in piccola parte mi verrebbe da dire, sia esattamente questo, cioè élite illuminate che cercano di appioppare al popolo certe soluzioni, però dall'altra parte, se noi osserviamo veramente bene da vicino quello che è il progetto dell'Europa Unita, ci accorgiamo che sono tantissimi i movimenti e gli stimoli dal basso che sono stati recepiti dalla intelligenzia di questo progetto europeo. Sto dicendo troppe volte intelligenzia, che è anche una parola che mi sta un po' sulle palle. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Forse questo è l'effetto di Baricco, mi fa dire cose brutte. Vabbè, insomma, sarcasmo ci sta, ragazzi. So perfettamente che Baricco, se dovesse ascoltare questo podcast, da buon narratore, il sarcasmo saprebbe che è una figura retorica e quindi non se la prenderebbe. Ma detto questo, è un po' disonesto, perché il progetto europeo non è quella cosa lì che Baricco dice. Quando lui fa in quel trafiletto quella piccola storia dei trattati europei che a suo dire sono stati imposti e quando votati contro si sono reimposti o con diktat o con ulteriori referendum, è semplicemente una ricostruzione piatta, fasulla. Non sono andate così le cose, sono molto più complicate di così. In secondo luogo, ovviamente, le colpe del neoliberismo. E questo è una strizzata d'occhio incredibile a tutti quelli che vorrebbero appiattire ogni problema del mondo a questo sistema economico che, mi dispiace, per tutti quelli convinti che il neoliberismo abbia distrutto l'Italia, in Italia non abbiamo mai visto una briciola di neoliberismo. Non abbiamo visto le liberalizzazioni vere, non abbiamo visto niente, niente. Anzi, siamo il paese con un debito pubblico infinito, con la chiamata costante a una maggiore spesa pubblica, con una costante chiamata alla regolamentazione statale, con una centralizzazione burocratica che fa spavento persino al paese del castello di Kafka e via dicendo. Quindi queste sono strizzate d'occhio che Baricco cerca di mettere in atto per accaparrarsi l'attenzione, se non le simpatie, di quelli che stanno dalla parte di Salvini, di Trump, di questo discorso, che sia un discorso populista, che Baricco incarna perfettamente in quel tipo di discorso. Dall'altra parte, quindi, questo è il cerchio. Poi c'è la botte. E la botte qual è? Beh, la botte è il fatto che Baricco, pur volendo criticare l'atteggiamento delle élite che hanno causato la disaffezione del popolo nei confronti dei discorsi che al popolo stanno davvero a cuore, però comunque rimane lì e morbidamente, al posto di fare una seria critica che andrebbe fatta in maniera molto più forte, molto più, anche prendendosi dei rischi, il rischio per esempio di fare i nomi, cosa che non viene assolutamente fatta in questo caso, beh, rimane completamente morbido, quasi neutrale nei confronti della cricca intellettuale di cui lui vorrebbe poi guidare le gesta con questo surplus di illuminazione di cui abbiamo parlato. Quindi c'è questo cerchiobottismo che non fa bene davvero a nessuno. Il tutto, mi perdonerete, è condito dalla schizofrenica chiamata alla complessità e al contemporaneo appiattimento dei discorsi.
perché c'è una semplificazione devastante. Baricco da un lato mi dice, beh, perché guardate che le cose sono più complesse di come lo dice sia il popolo, sia la classe intellettuale. E di nuovo cerchio bottismo, do il contentino di qua e la carezza, e il contentino di qua e la scapaccionata. Si dice scapaccionata, boh, inventiamo questa parola. Però c'è una schizofrenica concomitanza, da un lato della necessità di dire tutto è più complesso, e dall'altro di creare appiattimenti come quello che ho appena detto, quindi è tutta colpa del neoliberismo, è tutta colpa del progetto europeo, è tutta colpa di questo, di quello. In realtà sono fenomeni complessi e forse l'appiattimento più colpevole di questo articolo, ovvero il dualismo così netto espresso fra popolo ed elite. Signore e signori, quel dualismo non esiste, non c'è, è un fantasma, è una presenza assente, come avrebbe detto il grande Carmelo Bene. Non esiste, è impalpabile, è un'invenzione letteraria, perché qui ci troviamo di fronte a un racconto, non a un reportage, non a un articolo. È puro racconto, pura narrazione, puro romanzo, fatto passare per messaggio politicamente, intellettualmente impegnato. E invece, questo dualismo popolo-elite è un personaggio concettuale, totalmente privo di realtà. Perché? Perché di fatto, se andiamo a guardare gli ultimi 60 anni, 70 anni, la società occidentale post seconda guerra mondiale è stata la società con il maggior interscambio attivo fra popolo ed elite, continuamente, e non solo nel campo politico, ma anche in quello intellettuale. Pensate soltanto a quello che sto facendo io oggi con YouTube. Io non ho scelto una carriera accademica per vari motivi, ok? 80 anni fa questo mi avrebbe completamente estromesso dalla possibilità reale di diventare una voce influente nel panorama intellettuale e accademico o filosofico. Internet mi permette, da signor nessuno, in 5 anni di costruire un progetto di comunicazione in cui divento una voce, perlomeno alquanto autorevole, nel campo della divulgazione culturale in Italia. E così decine, se non centinaia, se non migliaia di persone ogni anno riescono a trasformarsi da quello che viene chiamato popolo a quello che chiameremmo elite, anche se è una parola veramente odiosa, anche lì strizzando l'occhiolino ai populisti. Chiamare elite è stato proprio un tocco di classe. Il punto è che non esiste nessun dualismo netto fra popolo ed elite, ma vi dirò di più. Trump e Salvini sono elite, da signori nessuno ad elite, e nelle elite da decenni entrano per via politica, allora li entriamo nella via politica, insipienti, ignoranti, dilettanti, persone prive di competenze, che però riescono ad avere un'influenza incredibile. Quindi viviamo nella società con l'interscambio maggiore nella storia fra classe dirigente e classe non dirigente. E tutti quanti oggi, anche grazie a questo mezzo straordinario che è il web, hanno la possibilità di farsi strada più o meno consapevolmente, più o meno, diciamo così, giustamente, nel campo che desiderano invadere con la loro presenza. Quindi non esiste quel dualismo. Vorrei concludere, arrivare a conclusione, dicendo secondo me cosa effettivamente è l'articolo di Baricco. L'articolo di Baricco si maschera da discorso sul dualismo popolo-elite, ma in realtà rappresenta non quel dualismo, ma rappresenta la spaccatura all'interno di quelle che, di nuovo sarcasticamente, vorrei chiamare le wannabe elite, che però non sono al comando di alcunché. Baricco continua a dire questa cosa, che le elite che un tempo erano al comando e guidavano le scelte oggi hanno perso, ma non è vero. Il problema è che Baricco fa parte di una classe intellettuale che non chiamerò elite perché è una parola troppo ambigua, troppo fantasmatica, fa parte di una classe intellettuale che non ha mai guidato niente, che non ha mai guidato le scelte di nessuno. Perché? Perché rappresenta, ed eccolo lì il vero problema, rappresenta una classe intellettuale vuota di contenuti. E quella vacuità è prodotta dal fatto che Baricco, e possiamo fare altre centinaia di nomi tranquillamente, magari un giorno in un podcast possiamo anche farne altri, ma qui prendo Baricco perché l'argomento è stato tirato fuori da lui e l'articolo è il suo, non ha mai vissuto alcun pensiero di quelli proposti
nelle sue opere, nei suoi discorsi. Ed è ovvio che se tu non incarni il pensiero che proponi, ti trasformi dalla possibilità di essere esempio, come lo è Spinoza, che ha incarnato la sua filosofia, esempio, come lo può essere stato Primo Levi, che ha incarnato, vissuto anche suo malgrado, le idee e i concetti che ha espresso, vissuto come Schopenhauer, come Kant, come pensatori che non sono stati guru o wannabe guru e che con le loro opere non hanno mai desiderato comandare, guidare le scelte degli altri, perché non è quello il ruolo dell'intellettuale. Il ruolo dell'intellettuale è quello di vivere più pienamente le proprie idee, incarnandole e comportandosi in conformità a quelle idee. Baricco, e così tutta la classe intellettuale, gran parte della classe intellettuale degli ultimi 60 anni in Italia, non ha assolutamente mai incarnato nessuna delle idee. E questo porta a questo cerchiobottismo, alla schizofrenia dei contenuti, alla vacuità dei contenuti. Perché se tu vuoi fare il guru, ovvero sei un wannabe elite che guida le scelte delle persone, non potrai mai essere un esempio. Ecco il problema. Il problema è che si delinea in questo articolo la spaccatura all'interno delle wannabe elite. Perché in quelle wannabe elite tutti vogliono essere guru. E il guru è contrassegnato da una caratteristica terribile, che dice agli altri cosa fare, ma poi non vive su di sé i rischi e le conseguenze delle proprie idee. E questo è deleterio. Se qualcuno adesso mi dicesse, vabbè, ma parli tanto, critichi Baricco, ma cos'è che proporresti? Io non lo so, forse la mia intera vita non basterà a trovare una soluzione, però credo che ci sia una strada da seguire, ma non la voglio insegnare agli altri, la voglio fare per me, è un monito che io punto verso me stesso, ed è essere intellettuale in quanto si incarnano le idee che di volta in volta si vuole esprimere, cioè vivere il proprio pensiero. Se c'è una cosa che la filosofia mi ha trasmesso è questa: incarnare le tue idee, vivere in conformità rispetto a quello che esprimi, senza necessità di persuadere gli altri a vivere nello stesso modo. Ma fidatevi, perché gli esempi che ho citato, da Spinoza a Nietzsche a Kant a Primo Levi, lo confermano tranquillamente. Se tu vivi in prima persona e ti prendi i rischi e le conseguenze del tuo pensiero e vivi coerentemente con quello che pensi, la conseguenza è che indirettamente influenzerai la vita degli altri, che cominceranno a vivere secondo le proprie idee. Sapere aude, il grande invito kantiano, è questo: non pensa con la tua testa e di quel cazzo che ti pare e scrivi un articolo senza dire davvero nulla. No, sapere aude, pensa con la tua testa, ma implicitamente agisci in conformità a quel pensiero. Altrimenti non abbiamo intellettuali, abbiamo wannabe elite che continueranno a farsi la guerricciola del proprio praticello ogni giorno, senza prendersi mai un rischio, senza dire mai nulla che possa davvero cambiare la prospettiva degli altri. Questo è il punto. Non avremmo quindi intellettuali, ma wannabe elite. Non avremo esempi, ma avremo guru. E credo che oggi c'è un bisogno incredibile di esempi che non vogliono insegnare nulla a nessuno, ma che vogliono vivere in conformità alle proprie idee. Ovviamente questa è la mia opinione, quindi voi potete dirmi con un commento cosa ne pensate, io li leggo sempre tutti, anche se non posso ovviamente rispondere a tutti, ma insomma aspetto il dibattito nei commenti. Se l'articolo di Baricco vi è piaciuto, l'avete trovato illuminante, non incazzatevi, è normale che la pensiamo in maniere diverse, ma spero con questa analisi di avervi aperto un po' la mente, non per farvi cambiare idea, ma per valutare quello che avete letto magari con qualche strumento in più. Il che non significa che io abbia ragione e voi torto, significa che ci sono sempre tanti modi di vedere qualsiasi elemento del mondo, primo su tutti le idee delle persone. Vi ringrazio per l'ascolto, vi abbraccio tutti e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.